Punto negativo è il risultato, che non abbiamo vinto, però la prestazione dei ragazzi è buona, soprattutto nel primo tempo. Poi ci sono cose positive, come ho detto, il fatto di non aver preso gol con un inserimento di Nathan, di qualità, ha fatto una gara di sicurezza, l'abbiamo preparato bene, era il momento giusto per inserirlo, e quindi non prendere gol con una difesa nuova è sempre una buona cosa. Poi, se la palla finisce sul palo e che non entra, o se abbiamo un rigore e che non lo segniamo, allora diventa anche difficile vincere, allora che lo meritavamo. Però così è il calcio, l'importante è che la squadra ha fatto complessivamente una partita interessante, seria, ancora più nel primo tempo. Abbiamo lavorato anche su dei schemi che hanno funzionato, però non siamo contenti, perché ci manca il gol e la vittoria. Guardate, abbiamo qualità anche sulla panchina, non è che punto solo su 11 giocatori dall'inizio. Giochiamo tra 3 giorni contro l'Udinese, giochiamo tra 6 giorni a Lecce, giochiamo la quarta partita in 9 giorni contro il Real Madrid martedì prossimo. Non è che posso non fare appello a tutta la rosa, e sarebbe una mancanza di rispetto del talento di chi è sulla panchina di non farli entrare. Sono contento per Gvara perché ha fatto veramente un'ottima partita. Poi all'intervallo riferiva un po' di sovraccarico ai due polpacci e non lo voglio perdere. E come ho detto, è anche normale che davanti, con tutta la qualità che c'è in panchina, entrano alcuni. Poi sul rigore sbagliato di Victor può succedere a tutti, tutti i grandi giocatori della storia del calcio hanno sbagliato rigore, è per questo che non l'ho neanche sostituito dopo, però quando giochi 83 minuti deve anche accettare, non essere contento non è un problema per me perché meglio non essere contento di uscire. Però l'attitudine non è buona, però ho già parlato con lui e con la squadra, però quello che ho detto rimane nello spogliatoio.